Boccherò ora a tutte la lezione di stamattina. <coughs> È dedicata alle unishmat Adriana Bath ida tieni schematta zururam. Itzora haim jehisi rabaruch nishmatabe ginzemeru rimim, la zia della nostra amata, carissima <coughs> Ruth. Scettibadere haim Tovim baruchim. E ricordiamo anche le unishmat a vi morirà. Bieshoa benizali, l'unishmat a chi mi rem batracher vi uscioa. Le no'inishma truvend ben David ve Zippora. Mattam shmatam tzrora vtzrora chayei i zikran baruch nishma tam bginzei merumim. Amen ken Detto ciò, allora la Yom Yom ve l'ho già registrato <ride> e partiamo subito col Kumash. Allora, siamo l'ultima parashah del Kumash Bereshit parashat Yachin. Estremamente ricca come parashah come come dico ogni settimana, però vabbè, oggi siamo terzo giorno della settimana, dunque terza chiamata, siamo al capitolo 48 passo 17. E anche oggi, come vedete, eh, è la, abbiamo è breve, è relativamente breve, Dunque, tutte a eh, capitolo 48 passo 17. Un attimo, che qui. Mh, mi è sfuggito il segno, ma invece un attimo un altro. Eccolo qua. Ok, allora, cosa vediamo? Yosef vede che il padre ha posato la, 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 la propria mano destra sul capo di Efraim, secondo genito, e ciò gli dispiacque. Cosa fece? Prese dunque la mano del padre per levarla dal capo di Efraim e porla sul capo di Menasceo. E disse a suo padre: no, non è così, eh, padre mio. Questo è il primogenito, posa la tua destra sul suo capo. Poi ieri Rutte ci ha arricchito col suo pensiero. Ma cosa fece Jacob? Ricusò e disse: Lo so, figlio mio, lo so. Anche, anche Menasce diventerà un popolo, anche lui sarà grande, ma suo fratello minore Efraim sarà più grande di lui e la sua discendenza riempirà le nazioni. E come ci riporta Rashi, eh, eh, anche egli diventerà un popolo, dunque riferendosi a Menashe, primogenito, perché è da lui che avrà origine Gidon. Eh, noi qui abbiamo un Gidon nel Tempio, secondo il, come riporta Midashtan Human, per mezzo del quale Kadosh Parufu Compirà un miracolo e qui andiamo a ripassare Giudici capitolo 7, è molto interessante, ma non in questo momento purtroppo. <ride> in giornata chi può. Suo fratello sarà più grande di lui, cioè, comunque, il secondogenito Efraim sarà più grande di lui, in che senso? Per, come ci spiegheràci, perché è da lui che avrà origine Yehoshua, il quale darà la terra in eredità di fatto al popolo di Israele e insegnerà. A loro la torre La sua discendenza riempirà le nazioni, cioè tutto il mondo si riempirà della fama e del nome della discendenza di Efraim, secondo genito, ricordiamo, quando appunto Yoshua suo discendente, farà restare il sole a Givon e la luna nella valle di Ayalon. Ay Dunque qui andiamo a Yoshua eh, capitolo 10, psu 12 e 13. E nel Talmud Avodazarà, trattato di Avodazarà 25A, abbiamo tutta una straordinaria spiegazione che ieri con la mia compagna di studio, ultimamente Revitala, abbiamo studiato due ore di Mara, di cui appunto anche il trattato di Avodazarà, che appunto tratta di tutto questo episodio molto famoso, Scemesh. È riportato nel, nel Navì, Yoshua, dove Yoshua, per poter vincere la guerra, chiede ad Hashem eh, di venirgli incontro e di, visto che stava calando eh, quella, la notte, di dice al sole: Shemesh Begivon, tu che sei adesso a Givon, caro sole, fermati lì. Ma non usa la te il termine fermati, usa il termine dom, rimani in silenzio. E da qui anche tutto quello che spiega la Kabbalah, la Hassidut e tanti, che in realtà noi sappiamo che tutta la creazione, vi do non, i due ore che ho studiato, no, vi, vi do un assaggio. E, allora, tutta la creazione, c'è cioè anche un Sefer, che si chiama Shira, dove ogni animale, ogni creatura, loda Hashem, e di cui, visto che anche il sole è una creatura di Hashem, anche lei ha le sue lodi. Allora, cosa dice Yoshua al sole? Eh, rimani in silenzio cioè non lodare dal momento che non lo di Hashem dunque non continui non hai la forza vitale che eh, ti fa seguire il tuo corso normale diciamo naturale che Hashem ti ha creato che Hashem ha creato e, allora poi c'è tutta la discussione molto molto interessante di consiglio per chi può eh, di quante ore il, il sole si è, eh, si è fermato e allora c'è chi dice appunto 12 ore chi 24, chi 36, chi 48, e si, di, e si dice che non era mai successo come era successo a Yoshua. Però in realtà poi la Mara riporta che è successo a Moshe Rabeni con la eh, guerra. Per, per certi, certi dicono nella guerra di Og, certi dicono nella guerra di Sicone, è successo anche a ehm, eh, Abbiamo detto Yoshua a Jacobinu a Moserabenu, prima Iacovavinu, poi a Moscerabenu, poi a Yoshua, poi eh, a dicevi Ruth. <ride> Senti, è il fatto che si è fermato il sole per questo periodo del festivale che sta avvenendo. Ma in realtà ancora si ferma il sole, perché quando abbiamo l'eclissi solare, Succede ancora che, che si ferma, che il sole non, non risplende più. Sì, allora quello però, anche l'eclissi solare, è parte di quello che è definito teva natura, ossia parte di questo disegno divino, chiamiamolo così, che è una, un ciclo, tra virgolette, naturale. Secondo le leggi della natura, leggi che dico e ripeto e sottolineo. Sono state create e fondate da Kadosh Baruch stesso, sempre. Quando parliamo del sole che si è fermato in modo straordinario, cioè fuori dal, dalla norma. E sotto richiesta, in questo caso, per esempio, di Oshua e, e altri. E poi c'è un, tutta una storia anche nella Gemara, che adesso, però, non mi soffermo. Molto molto interessante. Poi Brinedber, forse, ne parleremo giovedì sera. Di questo, ecco, adesso vi ho dato giusto un accenno molto, molto, comunque molto interessante. E dunque eh, a quel punto, riprendendo Kumash, e dunque, dove Jakov dice: No, no, so benissimo che Menashe è il primogenito, ma non ti preoccupare, non ti stressare, lo faccio di proposito, però. Da Efraim nasce eh, nella discendenza di Efraim, abbiamo Yoshua, Yoshua con appunto questo famoso Shemesh Gibbon'dom, lui che fa entrare di fatto, visto che Moscerabeno non ha potuto farlo, è di fatto lui che eh, farà, eh, porterà il popolo ebraico in Erez Israel, è lui che conquisterà le guerre che porteranno all'insediamento del popolo ebraico nella terra promessa per secoli ai patriarchi. E a Mosè eccetera e dunque e dunque li benedisse quel giorno dicendo per te Israele benedirà dicendo ti renta come Efraim e come Menashe e qui ancora vediamo che antepose Efraim a Menashe dunque quando e qui ieri vi avevo già accennato che quando qualcuno come dice Rashi vorrà benedire i propri figli benedirà recitando la formula con Grazie al figlio Ascenti Renta come Fraim e come Menashe. E, um, possiamo anche rivederlo in, um, a pagina 42 del fumage di Moise Levi, capitolo eh, Arrasci, capitolo 12, Pasuk 3. E, um, un minuto velocemente, riguardiamolo. Capitolo 12 di Bereshimp, Pasuk 3. Okay, vedete qua. Passù dice, benedirò, benedirò, entra <ride> entrare Vital quando dico benedirò, benedirò coloro che ti benediranno, Hashem dice Avram vino, allora, capitolo 12, Pasuk 3, e coloro che ti malediranno, esecrerò. E in te ti, eh, si diranno benedette tutte le famiglie del mondo. E Rashi, appunto lì, quel passù dice, un tale, dice al figlio, possa tu diventare come Avram. E lo prova il testo in te Israele benedirà dicendo sto leggendo Rashi 3 del capitolo 12 Hashem ti renda come Frain e come Menasheh dunque il Rashi al capitolo 3 Pasuk 12 riporta appunto questa vera lo vediamo anche nel capitolo 26 Pasuk 4 andando un attimino più avanti sempre di Humash Bereshit eh, Capitolo 26 passo 4 e cosa vediamo in questo passù? Multiplicherò, dice ehm, il tempo sempre di Avram Avinu con la carestia, e moltiplicherò eh, dove avvenuta che era venuta al tempo di Avram, e qui parliamo di Izach Pardon che andò da Vimelech anche lui eh, per questo motivo re dei filistei a agrar. E dove Hashem dice non scendere in Egitto dimora nel paese che ti indicherò perché è o ok? e cosa li, li, eh, lo benedice? E gli dice moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò la tua discendenza a tutti questi territori e tutte le nazioni delle, della terra si diranno benedette per la tua discendenza cioè e qui Rashi dice un uomo dirà al figlio possa essere la tua discendenza come la discendenza di Israq questo è il significato dell'espressione in tutta la Torah. E l'esempio tipo, tipico è, per te Israel benedirà dicendo, a renda come Efraim e come Menashe. Dunque vediamo in questi due rashi, riporta appunto questa vera che stiamo leggendo al capitolo 48, Pasuk 20, il rashi che abbiamo appena letto, Pasuk e rashi poi Israele disse a Yosef ecco sto per morire ma Shem sarà con voi e vi farà tornare nel paese dei vostri padri quanto a me io do a te in più ai tuoi fratelli Shem, la città di Shem che io Yaakov ho tolto dalle mani degli amorei con la mia spada e con il mio arco e qui allora Yaakov disse a Yosef dice Rashi, dal momento che tu ti prendi l'onere di occuparti della mia sepoltura, io ti darò in eredità una proprietà nella quale tu sarai sepolto. Perché? Allora, già abbiamo visto, torniamo indietro, cosa aveva pro pro provocato questa preferenza eh, che Jacob aveva per il figlio dell'amata moglie Rachel dunque cosa ancora adesso prima di morire ancora a differenza di tutti i figli gli dà una città in più oddio <ride> allora qui Rashi precisa visto che tu hai e solo tu la possibilità di portarmi dice Jacob di portarlo e seppellirlo nella Maratà Martelà con tutte le difficoltà eh, enormi del caso grazie a ciò che dice a Jacob al figlio che lui si occupa della sua sepoltura allora tu meriterai una sepoltura particolare in una città particolare che avrai in più che quella di Shem della città di Shem e, come poi lo, 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 abbiamo, lo vedremo molto più avanti in Yoshua 24-32 quando Yoshua appunto entrerà in Eretz Israel arriverà alla città di Shem e lì ehm, è scritto le ossa di Yosef i figli di Israele avevano riportato dall'Egitto, le seppellirono a Shem, ricordando Yeshua, discendente di Efraim. Ok, in più ai tuoi fratelli, dunque realmente la città di Shem, disse Jacob, sarà una porzione che riceverai in più rispetto a tutti i tuoi fratelli. Che io presi, dice Jacob, con la mia spada e con il mio arco. Quando scimena le vi uccisero, come ben vi ricordate, gli abitanti di Shem, tutti gli uomini, dopo tre giorni della Brit Milà, tutti i popoli circostanti si unirono in alleanza contro di loro. A quel punto, Yakov Abino, come ci riporta Rashi, cinse le armi per combatterli, come riporta Bershit Rabbah. Questa è una prima interpretazione riportata da Rashi. Un'altra interpretazione, sempre del Midrash Bershit Rabbah, che in più che i tuoi fratelli, cioè questa porzione in più, è il diritto di primogenitura, perché i figli di Yosef riceveranno doppia porzione nella terra di Israele, quello l'abbiamo già visto nel Rashi, capitolo 35, passo 23. Cioè, dove i figli di Yosef non sono considerati nipoti, come tutti i nipoti, ma come figli. Perché infatti, quando arriveranno in eredità di Israele, la terra di Israele verrà divisa in dodici, al posto di, della tribù di Levi e di Yosef, Levi, che è consacrata a She ci, avrà, ci sarà Efraim e Menashe, perché i figli di Yosef appunto riceveranno dopo porzione della terra di Israele e il termine Shem significa in effetti in eh, parte. Poi ci sono altri molti esempi di questo significato nella terra, tu li ridurrai in parti, riportati come nel Salmo 21, passo 13, ehm, che significa tu ridurrai in parti i miei nemici davanti a me. O come nel Salmo 60 8, eh, io voglio dividere la parte. O in 6-9, uccidono lungo la via per la loro parte, cioè ciascuno per la propria parte. O come. Eh, eh, ok, aspettate un attimo. Sì, lo servono come fossero tutti una sola parte. E, ok, tutti questi esempi che riporta Rasci. Eh, che si basano appunto sulla stesso terminologia. Io ho tolto, allora dice a io, Shem, è la città che io ho tolto dalle mani degli amorei e moré e mor e cioè dalle mani di Esav che si comporta come un amoreo, sempre Rescitra, prima interpretazione, seconda interpretazione, dalle mani di Esav che ingannava suo padre. Con le parole della sua bocca. Vi ricordate questo, Arashi, capitolo 25, su 25? E qui abbiamo un, un gioco di parole tra Amoreo e ehm. Ricordate che sa, veniva dal padre e diceva: ah, come si fa il Masser la decima, sul sale e sul eh, fieno, quando. Melach eh, e teve. E il padre diceva: Ah, wow cioè guarda mio figlio che grandezza di quando chiede di fare la decima su qualcosa di cui non si è tenuti dare la decima dunque lui imbrogliava il padre allora così eh, ecco perché dice l'ho tolto dagli emorei in realtà da Esav che si comporta come un amorò o che mor, la, con la parola lo imbrogliava e conclude con la mia spada e il mio arco cioè in realtà con la mia saggezza e la mia preghiera dunque non letteralmente secondo questa interpretazione la spada cioè uccidendo ma con la preghiera e la saggezza e la preghiera che aveva innalzato ad asce e qui andiamo al talmud babavatra che anche ieri sera ho avuto il piacere di studiare con revital 123a è basato anche sul targomunche Tar e dunque interessantissimo adesso leggiamo questi Tsukim eh, con i rispettivi rashi e passiamo al mentalità che ieri l'abbiamo già fatto <ride> ci siamo portate avanti allora questa so, so, leggere in ebraico il testo sì 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 quello che sto dicendo sì ho detto capitolo 48 passo 17 memchet sì, yudza vayar sì. yosef yashitaviv yadim no a roche fraim vayera be nav vait moch yadaviv la sirotame a roche fraim a roche minashe Rashi vait moch yadaviv rimame Rosh benovetam chabi yaddu י"ח, דיצ'וטו, דיצ'וטו דיצ'נובי, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אביו, כי זה הבכור, שימי מנחה לראשו. וימאי נביא ויאמר, ידעתי, בני, ידעתי, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם, אחיו הכתוב יגדל ממנו, וזרעו יהיה, מלוא גוי, רש"י דיצ'נובי, י"ט, ידעתי בני, ידעתי, ידעתי, ידעתי שהוא הבכור. גם הוא יהיה לעם, ויגדל שעתיד גדעון לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. ואולם, אחיו הקטן יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחל את הארץ וילמד תורה על ישראל. וזרעו יהיה ימל... וזרעו... אה... מלוא הגויים, כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו. שעמיד חמה בגבעון, וירח בעמק איילון. ואם ככף ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. בך יברך ישראל, הבא לברך את בניו, רש"י, יברכם בברכתם, ויאמר איש לבנו, ישמחה אלוהים כאפרים. וכי מנשה, וישם את אפרים, Lifne moshe, lifne mnashe, dunque anche per quanto riguarda le, le bandiere e anche nella, quando i, i Nessim... Ah, adesso vedo la mano di Ruth <laughs> E Allora concludiamo poi ti sento, ok Ruth Adesso vedo che okay, è stata una mano. Ehm, כונדנו פורטטו לעופר תניסים, אלא רפריימה קוהלית לטריבוד יפרי. וינתדווה, לא, ספיטטנו, פרדום, וינתון ווינתדווה, ויאמר ישראל אלהוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחת מיד האמורי בחרבי ובקשתי, ואני נתתי לך, לפי שאתה טורח להתעסק בגבורתי. וגם אני נתתי לך נחלה שתיקבר בה. ואיזו? זו שכם, שנאמר ואת עצמות יוסף אשר העלו בגומר ממצרים תעבורו בשכם. שכם אחד על אחיך ובימית היסטורית ג'נדו ראשי, שכם ממש תהיה לך חלק אחד יתרה על אחיך. בחרבי ובקשתי, כשהרגו שמעון ודבי את אנשי שכם, נתכנסו כל סביבותיהם להזדבק להם, וחגר יעקב כלי מלחמה כנגדם. דבר אחר, שכם אחד הוא הבכורה, שיתלו בניו שני חלקים, הוא שכם לשון חלק, כתרגומו, והרבה יש לו דומים במקרא. כי תשיתמו שכם, תשיב שונאי לפני לפניי לחלקים, אכלכם שכם, אכלכה שכם, דרך הירצחות שכמה איש חלקו, לעובדו שכם, ש, ש, שכם אחד. אשר לקח מיד האמורי מיד עשו שעושה מעשה אמורי דבר אחר שהיה צד אביו באמרכי, בחרבי ובקשתי היא חוכמתי ותפילתי ואין ברעם שכתב דאי אפשר לפרש על חרבם של שמעון בן לוי דהלא עשו מדעתו שהרי עשה להם על זה ולעניות דעתי בלאו הכי אי אפשר לפרש עליהם דמד, ok questa al che natnu lo Ok, la pare che non vi ho spiegato, però vabbè. E questo per quanto riguarda fumar di oggi. Allora, il Tania ve l'ho già spiegato Va bene, va Come bisognerebbe leggerlo. Allora, solo vi ricordo velocemente che ieri, dunque, 14, un attimo, che prendo, dove l'ho messo? Eccolo qua. Un attimo, Siamo a pagina 27, Iud dalle, quarta riga dal basso. E la parola vehi in, in mezzo alla riga. Vieni creda Allora, se non altro, diciamolo oggi in ebraico. Allora, ieri ve lo spiegate, poi vi faccio una sintesi velocemente. Allora, vihi anikred behatluva avab etanugim, li taneg al Hashem meno la mabba ve'a'om, ube mo'a chokhmah ve'sechna mitaneg ve'eskalat Hashem vi'yatok, e pia' sagat sekhlo ve'a chokmatok. Allora, ricordate che abbiamo parlato di diversi tipi di amore verso Hashem, e questo amore definito avab etanugim, l'amore nelle delizie, è questo, eh, diciamo, questa, questo piacere come l'Olamabà, e cosa succede infatti nell'Olamabà? Che le anime eh, godono nel percepire, anche se parzialmente, ma percepire eh, la conoscenza, ognuno secondo il suo livello ovviamente, e la Chokhmah eh, della Torah. Ve'o benata mai vi dia to che fiesta Gazzarov, ognuno secondo il suo livello, ve'o benata mai vi esera, orza che

ne ma pare ferma in che ma realtà, anche l'anima eh, animale carnale, in realtà il suo desiderio ultimo è di essere sopraffatta e trasformata in bene, come il famoso esempio della prostituta riportato nello Zohar che ve l'avevo letto, vi ricordate? Eh, che brevemente, che orrei aveva appunto questo figlio unico e voleva metterlo alla prova, prova alla, sua, mettere alla prova la sua moralità, eh, e gli ha dunque, ha ingaggiato questa prostituta, le ha chiesto molto esplicitamente di usare tutte le sue doti, eh, di, eh, diciamo, eh, tutto il suo fascino, diciamo, per eh, attirarlo. E, 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 dunque e che eh, dunque per sedurre il principe però lo scopo ultimo era di in realtà metterlo alla prova e che non cada appunto nella tentazione e dunque malgrado che le forze di mani devono essere reali e compiere la funzione per la quale sono state create hanno la loro origine lo scopo nel bene e possono e devono essere convertite effettivamente al bene. E questo è il principio fondamentale, al, alla cui luce va considerato il problema dell'esistenza del male. Voilà, concludiamo col Teylind. Vai, René. Oggi, per il Teylind, ne abbiamo 14 di Tevet e si va dal peric 72 al 76 compreso. Fantastica. Ci siamo ragazze, tutti insieme. Te Lim ein bet. 72. tant'è duro. Li shlomo. Elohim, mishpatecha le ten, ve le ben melech, che tutti te ilim, che leggiamo oggi, e tutto lo studio sia, le ilum nishmat, con al kiddush Hashem, varim, nashim, betav, chayalim, shotrim, COL mi she חירף נפשו על קדושת השם כי נשמתו צרורה בצרור החיים השם יקום דמם כי נשמתם צרורה בצרור החיים יהי זכרם ברוך נשמתם בגזר מרומים לרפואה שלמה ומושלמת של כל החולים ושל כל הפצועים וביניהם רוזה בת תמר נחמדינה בת שרה נחמה מיכלה בת דבורה אני בת גניה אה, ל, להצלחת כל חיילינו שיחזרו לבתיהם לחיק משפחותיהם בריאים בגופם ובנפשם, אחד אחד, ולהחזרת כל החטופים שיהיו בריאים בגופם ובנפשם, אמן, 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 כן יה רצון, אמן. שינו את הריח. רפריטו. לשלומו אלוהים משפטיך למלך, תן בצדקתך לבן מלך, ידין עמך בצדק וענייך במשפט. יישאו הרים שלום לעם ובאות בצדקה. ישפוט עני העם יושיע על בני אביון וידכא עושר. ייראוך שם שמשך. ולפני ירח דורדורי, ירד כמטר על גז, כרביבים זרזיף ארץ, יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח, וירד מים עד ים ומנהר עד עשי ארץ, לפניו יכרעו ציים, ואויביו עפר ירחך, מלכי תרשיש ואי מנחה ישיב, ומלכי שבע ושבע אשכר יקריב, וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו, כי אציל אביון משווע, ואני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון ונפשות אבנים יושיע מתוך ומחמס יגעל נפשם ויקר דמם מעיניו, ליבררה דלינגן נועד דל חמס אוסיידה לפיולינצה אלאור סנק ושר הפרציוז אישו יוק וכי ויתן לו נזהב שבע, ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכם, יהי תפיסת בר בארץ בראש הרים ירעש קרבנון פריו ויציצו מאיר כעשב הארץ יהי שמו לעולם לפני שמש אינון שמו, ויתברכו בו, כל גויים יאשרו. ברוך אדוני, אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. קלות תפילות דוד בן בן בנותה. בישי, רות, Pardon, ti ho dimenticata da questo punto dopo il te -lim. <ride> Terzo libro del Tailim quattordicesimo giorno del mese. Allora, no, no, è... Niente. è la volontina. ah No, okay. ho ah, no, cioè, visto la manina è quella prima. Ah, vabbè, <ride> ok. Siamo vai sopra sparisce. Se vai sopra, sparisce. Eh? No, diceva Ruth che si schiaccia ah, Ruth, sopra sparisce. Ah, va bene allora. סטנטתרי, מזמור לאסף, אך טוב לישראל, אלוהים לברי לבב. השם אבינבולו בארץ ישראל, אברסוי פורי דיכוהו אורי. ואני כמעט נטי ורגלי, כעין שוקפו שורי, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם, ובריא עולם, בעמל אנוש עינמו, ועם אדם לא ינוגל. לכן, הנקת שיט, חמאס למו. לורגולי צ'ין ג'קומונקולאנה לה ויולי אינצה. שואל חמאס יבול ג'קומונטל. הירשיינו. יצא מחרב עיניהם עברו משכיות לבב ימיקו וידברו ברע עושק ממרום ידבר שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ לכן ישוב עמו הלום ומי מלא ימצאו למות ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעיני יום, הנה, אלה רשעים, ושלבי עולם יזגו אך ריק זיכיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפיי, ואהי נגוע כל היום, ותוכחתי לבקרים, אם אמרתי הספרה, או כל מיקה, השווה לדעת זאת עמל הוא ואינם, עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם, אך בחלקות תשית למו, הפלטם למשועות,

בעצתך תנחיני, ואחר כבוד יחייני. כי האלטרון שלו. מה שסונו קונטה? נו דזידרנו סונו אלטרון פורסו לטר. מי ניב השמיים? ועמך לא חפצתי בארץ. כלה שעירי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. כי הנה רככך יאבדו, עצמת הכל זונה ממך. ואני, קרבת אלוהים ליטו, שתי בה' אלוהים מחסי לספר כל מלאכות. Mal-Achotecha, 74 Ainana. Ma schille a sapere, Elohim ye eshana khabet son perché Hoshem ci hai abbandonato per sempre, perché il tuo sdegno di vampa contro il gregge che tu pascoli ricorda la gente che hai acquisito sin dall'antichità, le tribù della tua eredità che hai redento, il monte Zion, tua sede. זכור עדתך, קנית קדם, גאלת שבת נחלתך, הר ציון זה שכנת בו. הרימה פעמך למשועות נצח, כל הרע אויב בקודש. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות. היוודע כמביא למעלה בסבוך עץ קרדומו, ועתה פיתוחיה יחד בחשיל וחילפות יהלומו. שילכו באש מקדשיך לארץ, חיללו משכן שמך, אמרו בליבם, בליבם וליבם, נינם, יחד שרפו כל מועדי אל בארץ. אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודעי מה. עד מתי אלוהים יחרף צער, ינאץ אויב שמך לנצח? למה תשיב ידיך ואם עיניך מקרב חייכה חלה? ואלוהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ. אתה פוררת ועוזך ים. שיברת ראשי תנימים על המים. אתה ריצצת ראשי לוויתם. תתננו מאכל לעם לצאים. אתה בקעת מעיין בנחל. אתה הובשת נערות איתן. לכיום אף לך לילה. אתה חינות מאר ושמש. אתה הצבת כל גבולות ארץ. קיץ וחורף אתה יצרתם. זכור זאת אויב. חרף אדוני ועם נבל נעצו שמך. אל תיתן לחיית נפש דורך. חיית ענייך אל תשכח לנצח. הבית לברית כי מלאו מחשקי ארץ נאות חמס. אל ישוב דך נכלם אני ואביון יללו שמך. קומה אלוהים ריבה רביך זכור חרפתך מנינה ואת כל היום. אל תשכח כל צורריך שעון קמאיך עולה תמיד. סטנטה צ'ינקווה עין הל. למנצח אל תשחט מזמור לאסף שי. הודינו לך אלוהים, הודינו, וקרוב שמך סיפרו נפלאותך. כי אקח מועד, אני משרים אשפוט. נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. אמרתי להוללים, אל תהול, ולרשעים, אל תרימו הרי. אל תרימו למרום קרניכם, תדברו וצבר עתק, כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר הרים כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים, כי חוס ביד אדוני, ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצאו אשתו כל רשעי ארץ, ואני אגיד לעולם אז אמרה לאלוהי יעקב, וכל כך Carne re re shai maggade atrô, Ultimo salmo di oggi, del giorno quattordici del mese, salmo 76, a invà la mia zerba in ginocchi. Mis morle no da viuda e lo Israel gado shemo Va i besciallo in su, i besciallo in su, come non שמה שיבר רשפקשת, מגן וחרב ומונחמה סלע נאור אתה אדיר מהררי טרף אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשיך ידיהם מגערתך אלוהי יעקב נרדם ורכב וסוס אתה נורא, אתה ומי יעמוד לפניך מעזתך משמיים ישמעת דין ארץ יראה ושקעת בקום למשפט אלוהים להושיע קונן וארץ סלע, כי חמת אדם תודך שארית חמות תחבור. נדרו ושלמו לאדוני אלוהיכם, כל סביביו יובילו שין למורה. יבצור רוח נגידים נורא למלכי הארץ. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליו ועל כל אוהבי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לידיו, ששם עלו שבטים שבטייה, עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, נשליו עבייך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי הדברה השלום בך, למען בית אדוני אלוהינו. אבקשה טוב לך. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמי ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמה. הנה, כעיני עבדים על יד אדוניו, כעיני שפחה על יד ברתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיכונים. Con adonai, con nei nu chi rav savano rus, rabbazza ananashenu. Alla ghascia annanin, abbuz d'in. A Zaku baru, ragazze fantastiche come sempre. Number one, vip. Abbiamo qua, e siamo con le e di teorot. Avete scaduto anche la vostra nuova compagna, e l'ha tal. Le glishma. אביה של רבותל שתיבדל על טובים, אברהם בן ניר תהי נשמתו טרובה, טרובים, טרובים, אמן.